Vi starete chiedendo perché indosso il cappellino da battaglia? Perché? Perché durante l'unboxing della Xiaomi Dafang 1080 vi avevo detto che l'operazione di installazione pairing non è proprio così semplice, si va un po' a caso anche perché c'è la voce in cinese che non ci permette di capire determinate cose e allora mi sono detto, gliel'ho detto, glielo faccio anche vedere in modo che si rendano bene conto di cosa vuol dire fare il pairing di questa videocamera. Poi se per caso questa volta invece dovesse andare bene e per carità, meglio così, vuol dire che magari hanno migliorato qualcosa. Però iniziamo la battaglia con la Xiaomi Dafang. Andiamo innanzitutto a effettuare il primo collegamento andando a inserire il micro USB in questa piccola porta. A questo punto la camera si inizializzerà e inizierà a fare le operazioni, diciamo, di avvio. Io nel frattempo recupero l'app di Mi Home che serve appunto per fare il pairing. Io ho già ovviamente registrato un mio account all'interno del quale c'è già memorizzata l'altra mia Xiaomi. Come vi avevo detto durante l'unboxing, per riuscire a fare il pairing di questa videocamera bisogna settare l'app in cinese, cioè non in cinese, scusate, sui server cinesi, perché altrimenti non trova l'app in questione. Io adesso vado ad aggiungere un dispositivo, vedete che qua ci dà Add Camera Product. Vedete, in questo caso ci sono tutte queste camere. Se io scegliessi un server europeo o cinese non ci sarebbe tutta questa scelta, ce ne sono soltanto due o tre, a meno che abbiano cambiato qualcosa di recente. Plugin device input, okay, per setup. Allora premiamo il pulsante di setup. Sì, avete capito? Searching for wifi. Ok, adesso fa la scansione. Qua ci chiede se abbiamo sentito la scanner successfully. Diciamo degli sì sì. Voi l'avete sicuramente sentito più di me, che ha detto di sì, che la scansione ha avuto successo. Ecco, questa operazione è quella che io dicevo che si va per tentativi, nel senso che nell'altro caso l'ho ripetuto veramente tante volte e non si è capito onestamente. Ho provato a cercare anche video online di altra gente che l'ha fatto, non si è capito bene se c'è un ordine particolare da seguire o veramente semplicemente si va a colpi di culo. Connection timeout, try again. Vedete? Primo tentativo fallito. Questo vuol dire che probabilmente o non ha preso il comando. Quel connection successful non c'era veramente, oppure chi lo sa. Quasi sicuramente anche stavolta mi darà connection timeout. Riproveremo, rifaremo da capo la connessione. Ok. Cancelliamo, rifacciamo. Un'altra opzione che potremmo avere è quella di fare lo scan, ovvero andare a cercare sulla rete se ci sono dispositivi compatibili. Vediamo se in questo modo magari la trova. L'altra volta mi sembra che me l'aveva trovata. In questo caso no. Facciamo Add Manually. Riproviamo, vedete qua nel frattempo compaiono altri prodotti. Wait connection è un bel dire. Che poi la cosa particolare è che comunque lei dice qualcosa, cioè sembra che riconosca o che vede che c'è un codice QR davanti da riconoscere,
Perché se non gli mettiamo davanti il codice QR, lei non dice niente. Nel momento in cui si mette il codice QR, lei dice qualcosa e si spera che quel qualcosa sia connessione avvenuta o riconosciuta. Però così di fatto spesso non è. Attenzione, forse ce l'abbiamo fatta. Allora, qua adesso potremmo dirgli ci sono dei valori preimpostati come bagno ufficio oppure c'è anticamera, mi sembra che l'avevo creato io, diciamo che l'anticamera, e c'è, questa cosa vale specialmente per Android, la possibilità di creare una shortcut, ve lo faccio vedere tra poco, ovvero un pulsantino da mettere sul desktop del telefono, sulla board, per facilitare poi la connessione alla... mettiamola. La connessione alla telecamera. Vediamo, magari ho cantato vittoria troppo presto, chi lo sa. Qua possiamo rinominarla, se non mi ricordo male, non so se era qui, beh, facciamo così adesso. Rinominiamo, da qualche parte, forse allora era nelle impostazioni. Vedete, qua io in questo caso ho creato il pulsantino e con questo pulsantino andremo a connetterci direttamente alla telecamera. È la, diciamo, cosa più intelligente che potessero fare. Se c'è bisogno di creare, vedete, io qua sono già dentro e posso a questo punto monitorare la telecamera, girarla come voglio. Vedete che nel frattempo gira. In questo momento c'è un attimino di lag, però vi assicuro che poi fate le giuste aggiustamenti, diciamo che funziona abbastanza bene, non c'è troppa difficoltà nel gestire il tutto. Qua abbiamo raggiunto l'angolo massimo, se io faccio così si allarga la visuale. Nell'altro modello, quando avevo fatto la prima installazione e l'avevo subito provata, questi scatti erano troppo esagerati. Poi avevo fatto l'aggiornamento software e vedete qua che c'è un pallino rosso e probabilmente già ce lo indica la possibilità. Esatto, vedete, c'è for firmware update, glielo facciamo fare subito. Updating, ok, ci dice non spegnere o non fare cose strane. Una volta fatto l'aggiornamento software rispondeva molto molto meglio la videocamera. Ok, andiamolo a riprovare. Vedete, ad esempio qua vi faccio vedere una cosa, poi queste cose le vedremo magari in maniera più approfondita nella recensione ufficiale, qua ci focalizziamo semplicemente sull'installazione. Qua abbiamo anticamera e abbiamo la living box, vedete che questa qua è già rinominata anticamera, accediamo e vediamo se la gestione, la rotazione adesso è un pochino più precisa. Vedete, prima alla singola pressione la rotazione era molto maggiore, adesso invece oltre a essere più istantanea è anche più precisa. Ciao. Ok, così giusto per chi fosse interessato, alcune funzionalità di base molto importanti, però la possibilità di salvare foto o tracce video, oppure la cosa che ritengo molto comoda in alcuni casi è la possibilità di ascoltare l'audio ovviamente e soprattutto anche di interloquire con chi c'è dall'altra parte della webcam, nel senso che io premendo questo pulsante, ora non lo faccio se no vado in loop, premendo questo pulsante ho la possibilità di parlare alla telecamera e automaticamente la telecamera attraverso lo speaker che lo vedete qua sul retro fa sentire nell'ambiente in cui è posta la mia voce e si sente abbastanza bene, non esageratamente una qualità di qualità, però si sente abbastanza.
E quindi ce l'abbiamo fatta finalmente, devo dire mi aspettavo veramente molto peggio perché nel caso dell'altra videocamera ci avevo veramente messo molto di più, molti più tentativi, non so se sia questione di esperienza o semplicemente maggior chiappa, però dai, 3-4 tentativi mi sembra che ci abbiamo messo e alla fine ce l'abbiamo fatta abbastanza facilmente. È tutto quindi per, diciamo, l'installazione e il pairing della Xiaomi Dafang. Quindi la prossima volta avremo la recensione ufficiale di questa videocamera. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!